comincia ora la prima sessione in realtà di lavori della mattina, dedicata alle raccomandazioni MAB sul recepimento della direttiva 2019-70 sul diritto d'autore. Vi presento la prima relatrice, che non ha bisogno di presentazioni, è la dottoressa Rosa Maiello, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche e componente del gruppo Open Access e dell'Osservatorio della Scienza Aperta della Commissione Biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché autrice di pubblicazioni scientifiche e didattiche su tematiche inerenti all'accesso alla conoscenza e al ruolo delle biblioteche per la società. Prego, dottoressa. Grazie Marta, saluto affettuosamente tutti gli organizzatori e con i quali collaboriamo proficuamente da tempo e abbiamo collaborato anche in sede di istruttoria per l'emanazione della direttiva che attendevamo dal 2001, si potrebbe dire, da quando è stata emanata la direttiva 2001-29, la direttiva europea 2001-29, diritto d'autore nella società dell'informazione, che ha sbilanciato i diritti, l'equilibrio precedentemente esistente, seppure alterato dalla direttiva database e da altre misure adottate nell'ambito dell'Unione Europea, tra i diritti dei titolari del diritto d'autore e i diritti degli altri, diciamo così, in un'ottica di lasciar fare al mercato, alle licenze, pensando che queste avrebbero spinto verso l'innovazione, verso l'ampliamento della partecipazione di tutti i possibili attori, e poi ci si è resi conto che invece aveva aperto numerose criticità. E saluto con particolare affetto gli amici della Biblioteca Nazionale, con i quali abbiamo ragionato tante volte insieme, anche se non c'è stamattina Luca Bellingeri, che insieme ad Anna Maria Mandillo più volte è intervenuto prima di me anche su tematiche inerenti al diritto d'autore. Anna Maria Mandillo non c'è più, ma è stata una dirigente della Direzione Generale Biblioteche fondamentale per tutta la nostra comunità, e che si è spesa prima ancora dell'emanazione della direttiva copyright del 2001 per evitare disastri, diciamo così. Siamo stati poco ascoltati, devo dire, in particolare siamo stati poco ascoltati in Italia, nel senso che in Europa abbiamo trovato ascolto anche durante l'istruttoria per la direttiva 2019, che, come ho detto, ha avuto una lunga gestazione e che, diversamente da come potrebbe apparire, diciamo, dall'articolazione delle sessioni di questa giornata, non riguarda solo l'articolo 14 sul riutilizzo, cioè sulla libera disponibilità delle immagini di pubblico dominio, ma riguarda una serie di criticità che affliggono i servizi delle biblioteche da molto tempo e che cercherò brevemente di elencare nel solco dell'introduzione perfetta di Deborah De Angelis. Allora, sull'articolo 14, poiché appunto ci saranno numerosi approfondimenti lungo l'arco di tutta la giornata, mi limito a dire una cosa. L'articolo 14 è un ulteriore passo per mettere le politiche relative alla valorizzazione dei dati pubblici, e uso la parola dati nel senso ampio utilizzato dalla Unione Europea nelle direttive da ultimo proprio nella direttiva del 2019 sui dati pubblici e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Valorizzazione, che significa messa a disposizione nel modo più ampio possibile. Non mi dilungo in tecnicalità, ma anche la legislazione italiana è piena di affermazioni del principio generale per cui la regola è l'accesso più ampio possibile e quindi anche il riutilizzo. L'eccezione sono le restrizioni dovute a diritti esclusivi, alla sussistenza di diritti esclusivi. In questa ottica, dato che appunto il patrimonio culturale
il patrimonio di biblioteche, archivi e musei è parte integrante del patrimonio del settore pubblico, non si capisce perché non debbano essere armonizzate meglio le legislazioni riguardanti l'uno e l'altro ambito. Quindi benissimo che l'articolo 14 spinga ulteriormente in questa direzione e noi da tempo promuoviamo la disponibilità più ampia possibile del patrimonio tradizionale digitalizzato e la sua riutilizzabilità in tutte le forme possibili. Brevemente, perché altrimenti rischio di andare fuori contesto rispetto alla riflessione di oggi, che appunto riguarda in particolare l'articolo 14, vorrei dire che a noi biblioteche preme, ma credo debba premere almeno anche agli archivi, liberare determinate utilizzazioni che rischiano di essere bloccate. Ora, noi è chiaro che nel supporto all'attività di ricerca e di reperimento dell'informazione utile abbiamo necessità di una maggiore flessibilità nella disponibilità del data mining sui contenuti digitali o digitalizzati, cosa che ad oggi è possibile solo per parti limitate dei database e che in caso di uso eccedente, stiamo parlando di accessi legittimi, quindi siamo i legittimi acquirenti, sottoscrittori di contenuti, rischiano appunto di non poter essere effettuati, e sapete che il data mining serve in ambito scientifico per ottenere risultati importanti, per accelerare notevolmente i tempi di una ricerca, estrarre valore dai dati che sono testo, dati fattuali e che nella scansione di interi database vengono estratti per raccogliere evidenze, vengono utilizzati in tutti gli ambiti della ricerca scientifica e ad oggi, ripeto, non tutti i produttori di contenuti li rendono disponibili in questa modalità. Naturalmente questo dovrebbe significare che io questi dati li posso estrarre, li posso raccogliere e li posso riutilizzare. Anche le biblioteche, tra l'altro, fanno questo lavoro quando indicizzano i loro contenuti. E finora noi ci siamo basati i contenuti in loro possesso, appunto per estrarne contenuti, significato, valore aggiunto e arricchire l'informazione che producono. Noi finora ci siamo basati sulle eccezioni al diritto d'autore, perché nel contesto del diritto d'autore, nel contesto limitato al diritto d'autore, tutte le utilizzazioni libere sono in realtà eccezioni e limitazioni. E questa stessa definizione ha un po' fuorviato l'interpretazione complessiva della normativa, dimenticando che lo stesso diritto d'autore è una legislazione speciale rispetto a una legislazione generale, che è quella che riguarda l'informazione in generale, informazione registrata in generale, per la quale, torno a dire, vale il principio, salvo eccezioni, della libera disponibilità quando questa informazione è destinata ad uso pubblico e nella maggior parte delle opere protette questa lo è. Poi c'è il discorso degli inediti che sul quale anche la direttiva 2019/790 introduce delle nuove opportunità. L'altra opportunità che ci è molto mancata durante, ad esempio, la pandemia è la possibilità di mettere a disposizione per finalità didattiche di contenuti digitali o digitalizzati legittimamente presenti nel patrimonio delle biblioteche o degli archivi. Ora, questa possibilità oggi va un po' ricavata da norme che in qualche modo vi alludono, ma in maniera molto, molto limitata.
Adesso, se noi avessimo avuto durante tutti i periodi di lockdown questa possibilità e anche nella fase di restrizione all'accesso ai nostri istituti, se avessimo avuto la possibilità di mettere a disposizione dei nostri studenti i contenuti digitali o digitalizzati presenti nelle nostre collezioni, anche se protetti da copyright, questo sarebbe stato, diciamo, la vita dei nostri utenti, anche quella delle biblioteche, sarebbe stata molto più facile. E noi abbiamo, come MAB, fatto raccomandazioni affinché nel recepimento di questa eccezione a favore delle utilizzazioni didattiche non si escludano tipologie specifiche di materiali, come per esempio proprio i manuali, che sono verosimilmente la principale fonte di studio degli studenti, ma anche ad esempio gli spartiti musicali, perché la direttiva 790 dà la facoltà di escludere determinate tipologie di materiali. Noi raccomandiamo di non escluderne nessuna, ferma restando un'equa remunerazione ai titolari dei diritti e fermo restando che per tutti noi, se sono disponibili licenze sostenibili in commercio, è anche più facile mettere a disposizione quei contenuti attraverso quella modalità. L'eccezione di conservazione, che interessa molto a molte biblioteche europee che non avevano questa eccezione nel loro ordinamento, noi ce l'avevamo recepita in base a una eccezione facoltativamente recepibile esistente nella direttiva del 2001, però questa direttiva chiarisce, l'articolo 6 della direttiva chiarisce che le riproduzioni fatte dai nostri istituti a scopo di conservazione possono essere fatte in qualsiasi formato e mezzo quante copie ne servano. Questo è importante per evitare, appunto, che in sede di eventuali regolamentazioni, sapete che a volte i regolamenti sono nemici dei principi e delle leggi, si peggiori, diciamo, si appesantiscano le procedure di riproduzione, ferma restando naturalmente il rispetto dei diritti dei titolari. E poi c'è una parte importantissima che sono gli articoli da 8 a 11, che a determinate condizioni consentono la digitalizzazione alle biblioteche, agli archivi, ai musei, agli istituti di tutela, la digitalizzazione e il riutilizzo e la messa a disposizione di opere protette da diritto d'autore, ma fuori commercio, perché uscite dal circuito commerciale o perché mai entrate nel circuito commerciale, quindi ad esempio gli inediti, rispettando una serie di clausole su questo, e poi con la possibilità di esercitare un'opzione di uscita da parte dei titolari, che noi raccomandiamo che non duri all'infinito. Nel diritto comune, nel diritto privato e nel diritto pubblico esistono istituti che assicurano certezza alle transazioni, per cui dovrebbe essere previsto un certo termine entro il quale esercitare l'opzione di ritiro di materiale digitalizzato e messo online dalle biblioteche, dagli archivi. E altri aspetti che vorremmo, appunto, poter monitorare anche all'interno di tavoli di confronto che, a nostro modo di vedere, dovrebbero trovare la sede privilegiata nel Comitato Consultivo per il Diritto d'Autore, il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, che ha la funzione nel nostro ordinamento e nella legge sul diritto d'autore proprio di mettere a confronto tutti gli stakeholder. Purtroppo questo non accade perché nessuna delle nostre associazioni è presente a quei tavoli. Abbiamo chiesto anche di fare un'altra operazione, di profittare della riforma in corso e di cui ascolterò l'evoluzione dalla sessione che si svolgerà più tardi. Abbiamo chiesto tra l'altro di approfittare di questa opportunità anche per apportare
qualche modifica ulteriore consentita da precedenti direttive europee alla legge italiana. E mi riferisco in particolare a introdurre l'eccezione per copia privata. Copia privata che significa che io che acquisto un dispositivo astrattamente, io cittadino che acquisto un dispositivo astrattamente idoneo alla copia, senza accorgermene pago una fee a titolo di compenso forfettario nel caso mi avvalessi di quel dispositivo per riprodurre, per fare una copia ad uso personale di opere protette. Ora, questa eccezione è vigente per quanto riguarda contenuti audiovisivi, ma non è musicali, ma non è presente invece per quanto riguarda opere a carattere testuale. Se fosse presente, faccio un esempio, l'utente che viene in biblioteca e che chiede una copia di un libro, di un capitolo di un libro, potrà averla solo per la legge italiana vigente, la legislazione italiana, potrà averla soltanto a stampa. Voi vi rendete conto del disastro che c'è stato per andare incontro ai bisogni del pubblico durante la chiusura, il periodo di lockdown. Ed ecco perché abbiamo poi insistito come associazione perché si riaprisse quanto prima possibile. Ringraziamo la direzione generale che ha fatto biblioteche, che ha fatto proprio questa richiesta, perché appunto alcune utilizzazioni erano impossibili. Se fosse introdotta ancora una volta una eccezione per copia privata, l'utente potrebbe avere la copia digitale ad uso personale, così come accade copia digitale acquisita autonomamente. Quindi una svolta si sta verificando negli ultimissimi anni in ambito europeo, ma credo anche tutto sommato nazionale, lo spero naturalmente, nell'ottica di rendere sostenibile la legislazione in materia di diritto d'autore, nella convinzione che appunto dobbiamo lavorare per la lunga durata e dobbiamo preoccuparci di far circolare quanto possibile tutto ciò che di culturalmente rilevante e non soggetto a restrizioni inderogabile possa essere messo a disposizione, perché maggiore è l'azione in questa direzione, minori sono i silos chiusi, maggiore è la possibilità che queste opere accompagnino anche le future generazioni. E da questo punto di vista sono in un contesto come la BNCF che alla conservazione al fine dell'accesso a lungo termine tiene particolarmente. Io vi ringrazio e torno per concludere ancora all'articolo 14. Credo che anche durante l'istruttoria sulle direttive sul riuso dei dati pubblici ho notato che in alcuni settori, ad esempio alcuni istituti nazionali in ambito europeo, erano un po' resistenti rispetto all'idea di inserire biblioteche, archivi e musei in questo contesto dei dati pubblici. Man mano queste resistenze si sono attenuate. Ho capito però qual è una delle ragioni di questa resistenza, seppur da parte di ambienti come i nostri, parlo in particolare di quello che conosco meglio, che è quello delle biblioteche, tradizionalmente orientate a favorire l'accesso. Perché questa contraddizione tra lottare per un riequilibrio del diritto d'autore e da un altro lato, quando il patrimonio è di pubblico dominio ed è nostro, possiamo farne quello che vogliamo, resistiamo. Sì, le ragioni, dice, io devo per far digitalizzare mi devo accordare con qualcuno e questo qualcuno fa un investimento economico che va remunerato. Benissimo, se quella è l'unica modalità, allora la direttiva consente di farlo concedere per un limitato tempo l'esclusiva. C'era però una resistenza ulteriore che poi ho capito e che vorrei si evitasse anche in questo contesto. Per questo esprimo un po' di rammarico per il sottotitolo della
dell'incontro di oggi. Quali prospettive per musei, archivi e biblioteche nel mercato unico digitale? Guardate che se biblioteche, archivi e musei fossero solamente scrigni da digitalizzare, come dire, e a cui attingere, come ho letto in alcuni documenti, noi davvero ci perderemmo, come dire, una gran parte dei servizi che questi istituti, con un sostegno non soltanto normativo, ma con un investimento politico e progettuale, sono in grado di esprimere e nelle migliori delle ipotesi esprimono. Ultima raccomandazione, quando guardiamo all'estero, e ho visto che ci sono anche relatori che porteranno esperienze significative, stiamo attenti, perché c'è chi fa meglio marketing di noi rispetto alle politiche di liberalizzazione. Io per esempio apprezzo molto che le biblioteche nazionali non abbiano fatto accordi commerciali con appunto produttori di banche dati che per un periodo piuttosto lungo deterranno l'esclusiva sulla messa a disposizione. Altri istituti europei lo hanno fatto, e quando poi le biblioteche hanno bisogno di, per i loro utenti, sottoscrivere banche dati di quel tipo, molto spesso non ce la fanno perché sono anche molto costose. Quindi teniamo conto della sostenibilità dei meccanismi tutto insieme e mettiamo le leggi d'accordo con se stesse quando vogliamo sostenere la ricerca, l'apprendimento, l'inclusione sociale. Ricordiamoci appunto che noi abbiamo tutti un grande apporto da dare e le cornici normative sono fondamentali per facilitarci in questo compito, in questa direzione. Grazie dottoressa, grazie dottoressa per il suo intervento. Non so, scusate, sento un disturbo. Non so dove viene. Ok. Passo ora la parola alla rappresentante di Comitalia, Sara Orlandi, fondatrice e coordinatrice del gruppo di ricerca ICOM Italia per il Digital Cultural Heritage, che ha realizzato lo schema sulla web strategy museale e recentemente le FAQ sul diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web. Ed è anche consulente di strategie di comunicazione ed educazione per istituzioni culturali. Adesso vado a mettere la presentazione. Buongiorno a tutti, appunto abbiamo concordato con la nostra Presidente Adele Maresca che fossi io a partecipare in questo caso, perché il nostro gruppo di lavoro sta seguendo con molta attenzione ormai da più di un anno e mezzo questi temi per, diciamo, il nostro ambito museale. Ringrazio di averci invitato, gli organizzatori con cui, insomma, la Biblioteca Nazionale Centrale e ovviamente anche Wikimedia Creative Commons con cui collaboriamo con continuità. Ci fa molto piacere, ecco, essere parte di queste giornate, perché un giornalista recentemente ci ha in qualche modo definito un movimento, no? Anche Deborah lo ricordava, ed è vero che siamo tutti nella stessa direzione e che questa direttiva ha delle opportunità a livello culturale che sono fondamentali da sottolineare. Quindi, entrando un pochino, diciamo, nel vivo, io posso muovermi, meraviglia, eccomi qua. Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'ambito di ricerca, ci sembrava importante così dare anche delle raccomandazioni anche di tipo pratico. Tenete conto che c'è questo studio che è un progress studio, un Excel fatto dai colleghi di McCarthy e Wallace dal 2018, in cui vengono, diciamo, è possibile registrare istituzioni culturali che stanno attuando delle politiche di open access. È un documento di grandissima rilevanza anche per capire l'andamento. Tenete conto che fino all'anno scorso ce n'erano poco più di 300, c'è stato un incremento esponenziale durante l'urgenza della pandemia dell'ultimo anno passato. Mentre scrivevamo le nostre FAQ, quindi fino a ancora pochi mesi fa abbiamo dovuto aggiornare più volte, eravamo arrivati a 900 istituti culturali registrati, ieri erano 1300, quindi c'è un progress veramente di adesione a queste politiche di open access
che è continuo e costante. E questo documento è molto interessante, è un pochino deprimente vedere quanto poche siano le realtà e le istituzioni italiane, per cui invitiamo, ecco, se possibile, perché sappiamo che in realtà sono molte più di quelle che risultano, a segnalarlo. Cioè, digitando semplicemente questa dicitura è possibile in fondo trovare i riferimenti con gli autori e inserirsi all'interno di questo documento, che è un documento osservato da tutti, diciamo seguito in modo molto attento da tutta la comunità mondiale, quindi sono di grande rilevanza. Ora, adesso, al di là, diciamo, poi di darci un riferimento anche di una evoluzione esponenziale numerica, che sta accadendo un pochino tardi, perché è vero che forse se non ci fosse stata questa crisi non avremmo visto questi numeri recentemente, però la cosa che a noi preme, diciamo, osservare è quello che anche accennava sempre Deborah, che tanto è parte anche di questo gruppo di ricerca, anche insieme a Mirko, quindi diciamo siamo un po' così trasversalmente misti anche come gruppo. E quello che ci preme rilevare a livello museale, in particolare ovviamente essendo un po' la nostra parte, è che tipo di mission c'è dietro a queste scelte, perché non è una scelta tecnica, è una scelta di politica culturale. All'interno del documento, che poi insomma vi darò riferimenti, abbiamo estrapolato alcuni riferimenti delle missioni, che qui vi indico, poi sono le slide sono a disposizione. Lo Smithsonian sottolinea che l'accesso aperto è una pietra miliare nei nostri sforzi per raggiungere, istruire ed ispirare il pubblico. Quindi dietro all'open access i musei si raccontano sulle nuove linee, diciamo, di accessibilità culturale, di democrazia culturale. Questi testi sono di grandissimo interesse e all'interno del documento di prima è possibile andare a vedere proprio le pagine in cui si descrivono e definiscono il perché di quello che qua, se vedete, è un po' scritto in piccolo, ma nella pagina dello Smithsonian, che insomma è fresca, è recentissima, è che cosa creerete. Questo è a livello ovviamente museale la parte che interessa di più, cioè non è solo il passaggio di pubblicazione o di rilascio, ma è poi cosa le persone, il pubblico farà e come creerà lo stimolo proprio al potenziale delle persone, ovviamente. Quindi la pubblicazione è solo un primissimo passaggio che implica in realtà molto di più. Un altro esempio, scusate qui, ed è venuto a parlare al convegno che abbiamo realizzato recentemente, il 4 e l'11 marzo, quindi ho messo, diciamo, i riferimenti nelle slide per andarsene a vedere gli incontri del convegno su queste fatti, diciamo, il diritto d'autore. È venuta una referente dell'SMK, il National Gallery of Denmark, e anche in questo caso vedete come si spendono immediatamente. SMK Open, Setting Art Free, loro definiscono come priorità il coinvolgimento attivo delle persone. L'utente culturale vuole essere un partecipante attivo e utilizzare la cultura nella propria vita. Queste per noi sono un pochino le chiavi e i veri obiettivi della pubblicazione, che è un gesto di per sé tecnico rilevante, ma è l'inizio di un percorso, di un processo. Nell'intervento che ha fatto l'11 marzo ha proprio spiegato, ha fatto vedere degli esempi di come loro attraverso bandi, call, attivano dei processi di creazione e coprogettazione di nuove, diciamo, realtà culturali, oggetti culturali, coinvolgono le aziende, coinvolgono i designer, insomma c'è poi una politica e un passaggio successivo molto molto interessante di creare delle dinamiche poi di coprogettazione. Questa cosa va avanti, ovviamente viene rilevata in altri. Cleveland ha diciamo azzeccato anche la frase nel suo video di presentazione delle sue politiche di open access più recenti e dice: a beneficio di tutte le persone e per sempre. La National Gallery di Washington dice che le policy di open access sono una naturale estensione della loro mission, e la gallery ritiene che il maggior accesso ad immagini di alta qualità delle sue opere d'arte alimenti conoscenza, innovazione e ispirano gli utenti, che trasformano continuamente il modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo dell'arte. Questa voce di coprogettazione e di necessaria rilettura costante del patrimonio culturale è qualcosa che
a livello teorico viene detto ormai da una cinquantina d'anni e che in questo caso possiamo veramente pensare di iniziare a fare concretamente. Anche perché immaginate che nel nostro ambito in particolare museale, spesso nel digitale si osa fare quello che non si fa poi in una pratica fisica in situ. Quindi diciamo che i musei stanno osando delle cose, stanno usando degli approcci molto interessanti, sperimentali di ricerca, cercando di capire come aumentare la parte di inclusività, la partecipazione e l'accessibilità ai contenuti. Quindi questo, l'ambito digitale permette così di fare delle cose che non si osano fare in altri ambiti, ma che sicuramente avranno poi una ricaduta. In che senso quindi missione e web? In questo momento sapete che stiamo come ICOM International, stiamo come ICOM International facendo un grande progetto di revisione della definizione di museo che era stata, diciamo che per alcuni anni è rimasta sempre questa, che definiva, diciamo, le cinque azioni principali. Ora, in ambito web, in ambito in particolare dei temi su cui stiamo trattando, è già stato puntualizzato anche da Rosa prima, la ricerca è fondamentale, anche Greco l'ha spesso detto, ma anche altri direttori museali. Cioè, nel momento in cui libero la possibilità di accesso a queste immagini di riuso, attivo in modo esponenziale tesi e dottorato, cioè tesi di dottorato, insomma una ricerca a vari livelli è fondamentale per dare l'autoritas alla collezione museale, quindi no, non è qualcosa, non è un di più. È fondante per mantenere l'autorità internazionale dei nostri musei, dei nostri patrimoni e ovviamente immagino che per i colleghi sia la stessa cosa a livello bibliotecario e archivistico. C'è un tema di conservazione che è abbastanza ovvio, ma c'è anche ovviamente un tema di comunicazione molto molto ampio, perché appunto, come diciamo, la comunicazione oggi non è più nazionale e locale, non lo è solo, ma è globale, quindi questa possibilità di raccontarci attraverso le nostre immagini di patrimonio, i nostri documenti è fondante. Quello che sta continuando a succedere, lo denunciano anche altri giornalisti, anche durante i convegni, è che ci troviamo a vedere articoli o pubblicazioni in cui vengono prese, ad esempio, utilizzate immagini del nostro patrimonio, ma conservate in realtà internazionali che concedono l'open access. Quindi stiamo arrivando a dei paradossi di narrazione del nostro patrimonio. Questo, diciamo, ovviamente poi a livello anche educativo è ovvio, noi stiamo facendo un grosso progetto avviato adesso con altri tre, con ICOM Cecoslovacchia e ICOM Portogallo, che si chiama HELP. Stiamo facendo un monitoraggio molto ampio delle pratiche educative attraverso il digitale e i nuovi formati per i musei, e i risultati sono molto molto interessanti, li presenteremo il 17 maggio durante gli eventi dell'International Museum Day. Quello che vogliamo appunto raccomandare e ricordare è che questo tipo di operazioni di pubblicazione e di condivisione sono legati a dei valori del museo come funzione sociale, che è il tema cruciale della museologia contemporanea, il tema della partecipazione, inclusività e coprogettazione. Quindi queste sono le ripercussioni che noi possiamo avere a livello della museologia contemporanea e speriamo per la museologia anche italiana, perché questo è, diciamo, l'impatto che sta avvenendo a livello internazionale. Quindi la raccomandazione che noi diamo è di pensare comunque le opportunità dell'open access sulle diverse funzioni museali, quindi non limitarsi alla sola comunicazione o pubblicazione, perché in verità la gamma è molto più ampia e molto più interessante come missione museale. Scusate che sbaglio sempre tasto. Allora, all'interno di quel documento che vi facevo vedere, purtroppo rileviamo pochi casi italiani, da un lato perché non si stanno registrando, quindi invitiamo a farlo, è molto importante anche per la diciamo, visibilità e riconoscibilità del proprio lavoro. Quello anche che abbiamo notato e stiamo notando è che non è assolutamente per una mancanza di visione, quindi gli istituti culturali italiani sono assolutamente interessati. Addirittura il dibattito sulla direttiva 790 è molto più vivo in Italia che in altri paesi europei, perché veramente c'è un'attenzione, e noi lo stiamo dimostrando come MAB, no? In cui lavoriamo spesso in, diciamo, in momenti di condivisione, in cui
l'intenzione, la visione, l'opportunità che questa logica di pubblicazione dà è molto chiara. Ma il problema è ovviamente quello dell'incertezza giuridica. Moltissimi direttori e funzionari non possono permettersi di agire senza delle policy chiare e definite. All'interno della direttiva vengono però anche indicati dei pericoli, quindi anche li riportiamo anche in questo caso, nel considerando motto 10 in particolare, si sottolinea che benché gli istituti di tutela potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale con questi strumenti, tali organismi e istituti si trovano di fronte a un'incertezza giuridica. Con quale rischio? Che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata. Quindi quello che rischiamo è veramente di perdere autoritas in ambito anche europeo. Lo rischiamo in che termini, l'ha già detto anche ovviamente il collega prima, se la direttiva viene, diciamo, acquisita tel quel senza armonizzazione a livello poi invece della legislazione italiana. Che cosa stiamo facendo come ICOM Italia e anche ovviamente molto spesso con i colleghi in senso molto più ampio, giusto così per far vedere come veramente ci si sta spendendo in modo molto molto concreto nelle varie azioni. È stata citata prima l'audizione alla Commissione Permanente del Senato, sul sito ICOM potete trovare il documento che è stato realizzato e rilasciato, molto chiaro, fatto dal gruppo di lavoro, dai colleghi proprio legali, molto molto ben fatto. C'è stata poi l'audizione alla Camera, anche in questo caso con gli altri colleghi, e le registrazioni sono tutte disponibili, anche per veramente vedere come ci stiamo spendendo in molto 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 netto ed esponendo tutti in modo molto chiaro. Abbiamo firmato come ICOM Italia la sottoscrizione all'appello di Creative Commons Italia per l'articolo 14. Stiamo andando, diciamo, a fare delle disseminazioni, abbiamo partecipato proprio con Deborah, abbiamo partecipato a questo convegno bellissimo, One Museum Go Online, che è disponibile online, con un panel veramente molto molto interessante, e siamo stati così molto grati che ci avevano invitato per partecipare. Abbiamo fatto questo convegno in cui ovviamente molti di noi erano presenti e abbiamo anche invitato un panel internazionale di condivisione, quindi sono due giornate anche queste disponibili, in cui abbiamo provare a definire anche in quel caso una visione MAB del problema, cioè quale opportunità, come possiamo trovare questo equilibrio fra le due parti, quindi questo incoraggiamento. Allora, a livello, è tutta un'accelerata, giusto Marta? Sì, ok. Ti ringrazio, se puoi. Niente, abbiamo scritto noi e moltissimi colleghi, fra cui molti sono presenti qui, ma li abbiamo ringraziati del documento. Abbiamo fatto queste 100 domande e risposte per musei, archivi, biblioteche, quindi FAQ sul diritto d'autore e copyright. Sono reperibili su Zenodo, nelle slide ho messo anche i link diretti, ma li trovate facilmente. Quindi un lavoro, diciamo, di definizione da parte del nostro gruppo di lavoro, ma poi con un aiuto e una generosità nazionale e internazionale straordinaria. Quindi in realtà è un documento veramente molto condiviso. L'abbiamo fatto ovviamente in inglese, qui vedete, ma non entrerò nello specifico, qua vedete dove, diciamo, l'ho ovviamente rilasciato in CC BY SA. Tutte e due le versioni, grazie alla collaborazione con Wikimedia Italia, Yolanda prima citava Wikidata, e abbiamo fatto un item ci è stato fatto un item da Luca Martinelli su Wikidata, che ringraziamo. Abbiamo una versione su Wikibook, quindi una versione completamente open del documento, e è in italiano e in inglese in questo momento, ma dei colleghi lo stanno traducendo in spagnolo e forse sarà tradotto in croato. Questo sempre per l'idea che oggi come oggi i documenti più sono aperti, più sono condivisi e più lo sguardo sarà, diciamo, completo e aggiornato. Quale equilibrio e quali garanzie? Per quanto riguarda, diciamo, le raccomandazioni ICOM, in questo caso molto rapidamente, che in realtà è possibile oggi con le piattaforme che abbiamo a disposizione mettere in ogni opera, in ogni diciamo bene, in ogni riproduzione fedele, una licenza precisa, quindi noi possiamo permetterci di differenziare pagina per pagina, ci sono molti casi internazionali in questo senso. È possibile fare un percorso progressivo, quindi non è un lancio all'open access, ma si possono
osservare, analizzare le varie raccolte e valutare che tipo di licenza può essere apposta e quale limitazione, e poi magari fare un lavoro progressivo. Invitiamo anche per quanto riguarda l'opera in pubblico dominio a fare la metadatazione, cioè ci teniamo che in ogni caso l'ente, gli autori, tutti i riferimenti, tutti i crediti siano garantiti, e poi servono delle policy chiare a livello politico in Italia, cioè devono i musei e le altre istituzioni culturali devono sapere in modo molto preciso cosa è lecito fare con quale termine. Ne guadagna l'esperienza dell'utente e ne guadagna invisibilità, autoritas e promozione anche l'istituto. E qui concluderei, scusate, per non andare troppo oltre. Grazie, grazie mille Sara. Passo ora la parola alla rappresentante di ANAI, la dottoressa Bruna Lasorda, consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANAI, all'interno del quale si occupa in particolar modo di tutela della professione. Dal 2017 ricopre anche la carica di consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale del Coordinamento Libere Associazioni Professionali, rappresentando l'ANAI in ambito nazionale ed europeo. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno. Innanzitutto porto i saluti del professor Feliciati e della nostra presidente Michaela, dottoressa Michaela Procaccia, che non hanno potuto essere presenti per impegni pregressi e inderogabili. Entriamo subito nella questione, così riusciamo a mettere ad avere tempo anche per le domande. E dunque, noi vorremmo sottolineare che innanzitutto è importante premettere che la legge sul diritto d'autore si applica solo ad alcune e limitate tipologie di materiali documentari conservati negli archivi. In particolare si fa riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a manoscritti o a dattiloscritti di opere letterarie, a bozzetti e disegni architettonici, alle fotografie prevalentemente ma non esclusivamente di tipo semplice. Quindi non si applica alla stragrande maggioranza della documentazione conservata, che comprende in massima parte documentazione amministrativa e corrispondenza pubblica e privata, per lo più priva di quel carattere di creatività che è indispensabile anche perché la stessa sia soggetta alla legge di diritto d'autore, ma è l'espressione dell'attività del soggetto produttore secondo la classica definizione archivistica. Ai sensi appunto dell'articolo 93 della legge sul diritto d'autore, e a maggior ragione anche con il recepimento della direttiva europea sulla tutela dei dati personali, a questa tipologia di corrispondenze epistolari, di epistolari, le memorie familiari e personali e altri scritti di questa natura, si applica solo la normativa per la protezione dei dati personali. La riproduzione della grande maggioranza dei documenti detenuti negli archivi pubblici, anche storici, è legata al loro valore giuridico e probatorio ed è regolata dall'articolo 2719 del Codice Civile, come poi modificato dall'articolo 23 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, che fa seguito a quanto stabilito nell'articolo 18 del DPR 445/2000, che ha con un esplicito riferimento alla piena validità anche probatoria delle copie digitali. La previsione quindi della legge sul diritto di autore si applica in ambito molto circoscritto dei documenti conservati negli archivi di Stato, mentre certamente più ampia la platea della documentazione di questa tipologia negli istituti di conservazione non statali e in particolare quelli privati. A questo proposito è stata ricordata l'audizione informale presso la 14ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge numero 1721. L'ANAI ha sottolineato la necessità di definire il concetto di istituto di tutela con riferimento non solo agli istituti dello Stato, ma anche degli enti pubblici, e in particolare per quanto riguarda il settore degli archivi, agli archivi storici costituiti ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si dovrebbe quindi permettere di usufruire dell'eccezione culturale al diritto d'autore
che è nel considerando 11 della direttiva, agli istituti culturali privati, detentori di archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, appunto ai sensi dell'articolo 13 del citato codice, e alle soprintendenze archivistiche o bibliografiche che utilizzano materiali degli stessi archivi. Naturalmente questo dovrebbe essere oggetto di una trattativa da parte del Ministero con gli istituti privati, i quali non sempre sono disponibili, del tutto disponibili a liberalizzare l'uso delle loro immagini. Pensiamo ad esempio agli archivi di impresa, per i quali interviene anche un problema, comunque che non è insuperabile, di tutela delle proprie produzioni. Detto questo, il problema della tutela dei dati personali resta quello che incide sulla possibilità di una libera riproduzione di documenti d'archivio in misura ben superiore alla questione del fine di lucro, decisamente marginale. Ci sono stati piacevoli episodi in alcuni casi che hanno creato difficoltà, in particolare con la pubblicazione sui siti web di immagini di documenti contenenti dati supersensibili, non so, ad esempio immagini relative a un processo di relative ad esempio a un processo di stupro. Anche in questo caso la carenza del personale degli archivi di Stato rende spesso difficile esercitare un reale controllo su questo aspetto anche nelle sale di studio. Tuttavia, in linea di principio, questo problema non deve inficiare la posizione generale di sostegno alla massima possibilità del libero riuso delle immagini e dei documenti, garantendo a tutela dei responsabili degli archivi la più ampia diffusione e conoscenza del codice deontologico di buona condotta per gli archivisti e anche per gli utenti. In realtà il più significativo problema che è stato affrontato negli archivi statali ha riguardato non un'immagine, ma una denominazione, quella del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, che è il registro ufficiale delle famiglie nobili del Regno d'Italia conservato in archivio centrale dello Stato, utilizzato da una pubblicazione del tutto privata con un possibile fraintendimento da parte di utenti che potevano ritenerlo atto a certificare improbabili patenti di nobiltà estranee alla normativa italiana. In questo caso la Direzione Generale per gli Archivi aveva fatto ricorso con successo all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, ma il cattivo riuso che può essere fatto nei beni culturali naturalmente è un'altra storia. Ci sono ad esempio degli esempi tipo la riproduzione della testa di Antinò sulla copertina della Difesa della Razza, che è molto più grave, no? E ben più allarmante della vendita di oggetti con riproduzioni, che so io, con immagini di riproduzioni del Davide di Michelangelo oppure di cartoline con l'autografo di Leonardo da Vinci. Ma accanto a questi aspetti però va anche considerato che la legge sul diritto d'autore trova applicazione in due fattispecie delle opere di ingegno presenti negli archivi, ossia gli inventari di fondi archivistici mai pubblicati e le banche dati che ne costituiscono la forma attuale, per cui senz'altro va riconosciuto un diritto di paternità intellettuale attraverso la citazione con esclusione dei diritti economici agli autori che li hanno prodotti nel corso del loro servizio, quali dipendenti appunto degli istituti o quali incaricati dietro compenso per tale redazione. E in secondo luogo, vi sono i testi redazionali e gli oggetti digitali che sono presenti nei sistemi informativi archivistici, sia statali che non. In tali siti infatti sono presenti anche sia le banche dati degli inventari, sia le riproduzioni in formato PDF degli stessi. Va dato atto in ogni modo all'amministrazione archivistica del Ministero della Cultura di avere praticato per lo più una politica di apertura sia in relazione alla pubblicazione alla pubblicazione in file liberamente scaricabili dei volumi da essa pubblicati a stampa, sia in relazione ai dati descrittivi, come pure ai materiali relazionali e ai metadati presenti nel SAN e nei portali telematici. L'Istituto Centrale per gli Archivi adotta un sistema di licenza Creative Commons Share Alike per i testi presenti nei suoi sistemi informativi,
che sono sia il SIAS e il SIUSA, e ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Associazione Wikimedia Italia per favorire il riutilizzo e l'integrazione dei dati e dei materiali dei sistemi informativi archivistici e anche dei portali con i progetti Wikimedia e con la base cartografica OpenStreetMap. Va detto però che in alcuni casi, specie da parte degli istituti periferici, si applicano tuttora restrizioni d'uso o antichi sistemi, meccanismi di protezione delle immagini come le filigrame, che il ricepimento sulle eccezioni di cui sopra dovrebbe definitivamente permetterne di superare l'uso. Resta irrisolto, appunto come accennato, il problema relativamente agli archivi pubblici e agli archivi privati dichiarati i cui oggetti digitali sono ad esempio pubblicati nel portale del SAN. Nel documento che ANAI ha consegnato alla commissione senatoriale sono state formulate proposte di interventi normativi incluse anche nelle raccomandazioni della rete MAB per il ricevimento della direttiva europea sul copyright, e in particolare sono state importate le eccezioni per gli istituti di conservazione del patrimonio culturale, oppure l'eccezione per il riutilizzo di opere fuori commercio, le riproduzioni di arte visive in pubblico dominio, quindi articoli 8-11, l'articolo 14, l'adozione delle eccezioni già previste nella direttiva del 2001, ed è consultabile emendamenti al DDL 1721, ed è consultabile sul sito della NAI per essere insomma guardato. Vi ringrazio, spero di essere stata velocissima e grazie mille per tutto, per l'invito, per questa bellissima occasione di confronto. È stata velocissima, la ringrazio dottoressa La Sorda. Dunque, ci sono un paio di interventi del pubblico, dunque uno molto tecnico sulla tecnologia blockchain, a cui magari un pochino in ritardo, un altro dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane, che è molto lungo e che provo a riassumere un po' rapidamente. Dopodiché manderemo in onda questo video intervista che abbiamo realizzato a Cristian Greco, al direttore del Museo Egizio di Torino, e con questo chiuderemo questa parte della conferenza e passeremo alla prossima. Dunque, l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane ci manda un messaggio per unirsi, diciamo, alla nostra conferenza, ai temi che stiamo trattando, segnalando che anche per il loro lavoro, per quanto compete a loro, hanno delle difficoltà e manifestano delle preoccupazioni per le quali stanno per sollecitare un intervento istituzionale a coordinamento dell'accesso ai contenuti da loro conservati, ovvero alle opere filmiche. Auspicano un intervento istituzionale che possa rendere fruibili i materiali in formato digitale e rendere legittimo un prestito digitale, non soltanto del supporto fisico. Con questo più o meno spero di aver brevemente riassunto il contenuto del messaggio. Ora vi mostreremo un riassunto del video che Wikimedia Italia ha realizzato a Cristian Greco. Il video dura in realtà 20 minuti, ma sarà reso disponibile nei prossimi giorni sui nostri canali social e su YouTube. La versione che vi mostriamo adesso dura 3 minuti. Questo video si inserisce in una serie di video interviste in una rubrica che abbiamo chiamato A tu per tu con la conoscenza aperta, curata da Mirko Modolo e Maria Pia dell'Armellina, e che consiste in una serie di video interviste a esperti nel campo del diritto d'autore e dei beni culturali. Nella prima abbiamo intervistato il professor Giorgio Resta, ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Roma III, nella seconda il professor Daniele Manacorda, ordinario di archeologia a Roma III,
E in questa terza intervista, appunto, come vi dicevo, abbiamo intervistato Cristian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. In questo caso in particolare abbiamo voluto presentare il punto di vista di un museo che per primo in Italia ha adottato la filosofia dell'open access. In questo video Greco ci spiega le ragioni che lo hanno indotto a optare per le licenze di libero riuso anche commerciale nella pubblicazione in rete delle immagini della collezione museale, che è una delle più importanti al mondo. Si tratta di un'esperienza pionieristica in Italia che noi auspichiamo possa essere fatta propria da altri musei statali e non in Italia. Ora vi facciamo vedere la versione breve del video e, come vi dicevo, la versione completa sarà disponibile sui canali YouTube e social di Wikimedia Italia nei prossimi giorni. La nostra mission è quella di essere un ente di ricerca, e la prima cosa che deve fare un ente di ricerca è mettere a disposizione il dato perché la comunità scientifica internazionale lo possa avere e ne possa fare oggetto dei propri studi, nella consapevolezza che noi siamo solo dei custodi molto fortunati ai quali è consegnata questa collezione e che noi dobbiamo restituire alla collettività. Ho avuto la fortuna di lavorare per 17 anni nei Paesi Bassi e di conoscere personalmente Wim Pijbers e di ascoltarlo quando nel 2006 annunciò la politica di massima apertura del Rijksmuseum e fece un esempio che all'epoca destò qualche scalpore, ovvero dicendo: io mi auguro che Hermès venga a chiedermi di riprodurre la Ronda di Notte gratuitamente e spero che tutte le donne di Francia poi avranno un foulard con la Ronda di Notte, perché quello significherebbe ancorare il patrimonio e farlo conoscere. Ecco, quello che mi ha spinto è proprio questo. Aver liberalizzato l'utilizzo del patrimonio iconografico innanzitutto ci ha portato ad avere un grandissimo risparmio economico, perché significa avere smantellato un ufficio fotografico con una persona che di questo si occupava e che aveva un introito annuo che non copriva nemmeno il costo azienda di 3 mesi di impiego. Quindi il museo perdeva ogni anno 9 mesi di impiego di una persona che invece adesso fa cose molto più utili, e ha alleggerito moltissimo anche il lavoro, perché peraltro, seguendo la stessa policy del Metropolitan, riuscire a mettere immagini a buona risoluzione nel sito web significa che il pubblico, lo studioso, può già trovare la sua immagine e noi non dobbiamo essere a processare, a rispondere alla mail, ad avere un affaticamento e un rallentamento. Ci chiediamo perché noi custodiamo gli oggetti. Li custodiamo perché sono frammenti di memoria del passato, ma non lo custodiamo per un semplice valore di erudizione, li custodiamo perché c'è un dialogo. Questi oggetti fanno da ponte per metterci in contatto con le generazioni precedenti. Ebbene, quando una persona viene in museo, fa una foto, si fa un selfie, fa un video, si mette in qualche modo in interazione con questo oggetto, lo riporta in vita, lo fa vivere di nuovo, e il mio compito è fare in modo che gli oggetti vivano, e vivano aumentandone la documentazione e la diffusione. Non credo quindi che ci sia nessun tipo di svilimento e che il patrimonio, anzi, ha un solo pericolo, e lo ripeto, che è quello di essere dimenticato. Se noi non capiamo che il nostro patrimonio storico-artistico e archeologico e librario e archivistico è la colonna dorsale di questo paese, è il nostro DNA. Un DNA però che non deve essere stante, abbandonato, riservato a pochi studiosi, ma che deve vivere e che deve entrare nell'agenda industriale, uso una parola forte, di questo paese. Deve essere messo al centro per rinnovare l'identità che questo paese ha, per creare economia e per creare innovazione.